la funzione canonica dei manuali che ricordava Ine. Io mi riposiziono su questo terreno, è una differenza non puramente strumentale e contingente, ma purtroppo è destinata, a mio avviso, a pesare sui rapporti tra le organizzazioni sindacali, che sono proprio due idee di sindacato molto diverse. Ma sono idee molto diverse anche quelle che riguardano il modello sociale. Qui forse un po' più criticamente di Ida, questa cosa del secondo welfare. Appunto, io ricordavo un altro articolo di Ferrera dove diceva no, il primo welfare pubblico è spuntato alle armi spuntate. In realtà è sempre più minimo. E invece incentivare questo secondo in espansione, agevolato fiscalmente, extra statuale, extra gestito, occupazionale, che deve essere. La critica l'ho accennata prima, è il rischio di accentuare quella balcanizzazione, quei dualismi già esageratamente presenti nel nostro sistema. Voglio dire ancora una cosa. La cittadinanza occupazionale e lavoristica viene colpita due volte nel rapporto insider e outsider se io perdo il lavoro. Perché se io ho la condizione del lavoro, lungi dall'andare nella direzione universalistica, vado in una dimensione ancora più esageratamente lavoristica occupazionale, io perdo il lavoro, non sto perdendo soltanto il reddito, lo statuto e quello status e quant'altro, perdo anche l'accesso ai benefici di welfare. E questo diciamo, accentua i tratti di feudalizzazione, neocomunitarizzazione del welfare che a noi non possono andare bene. E quindi insomma noi questo schema, credo di poter in questo interpretare una posizione molto comune della CGIL, non può diciamo essere avallato. Fra l'altro un inciso, si è parlato di crisi fiscale dello Stato, ma sapete qual era l'aliquota marginale? Vi dovrete, l'aliquota marginale fino alla Thatcher nel 79 in tutto l'Occidente, l'aliquota marginale sulla parte più alta del reddito era dell'ordine del 70-80-90%. C'è una canzone dei Beatles del 76 che si chiamava Taxman, in cui diceva che Mr. Wilson e Mr. Hippie, due leader conservatori laboristi, gli prendevano il 90% sui loro guadagni più alti. Così si è finanziato il trentennio glorioso del welfare europeo. Questa crisi fiscale è semplicemente perché abbiamo rinunciato alla progressività pesante, oggi la più alta che si immagina è il 43%, quando qualcuno dice come in Francia o piuttosto che io ti tasso sopra quelle cifre gigantesche, succede il finimondo, ma così si è fatto il welfare state. Quindi anche questa storia della crisi fiscale non avalliamola troppo sotto il profilo ideologico, perché è stata una deposizione di armi contro il sistema del welfare. L'ultima, qual è la nostra idea della bilateralità? Non è ovviamente surrogatoria o sostitutiva, ma è quella di un pezzo che si incastra in una nuova idea di welfare state che è ancora pervicacemente incentrata sul primato del pubblico, che ha una correlazione ecco, sulla centralità del contratto nazionale come corrispettivo, un modello universalistico. Noi abbiamo fatto una proposta di riforma degli ammortizzatori sociali, due pilastri più la bilateralità ordinaria, cioè quella diciamo tradizionale di cassa integrazione eccetera, disoccupazione ordinaria e integrazione. Su questo si innesta la bilateralità, ma non può essere sostitutiva eccetera. Questo per concludere appunto, perché quando trovandoci a dover discutere appunto di questi fondi eccetera, non dobbiamo dimenticare che se avalleremo una cosa per la quale ognuno si fa il suo sistema di integrazione come meglio e può e come riesce, avremo dato anche noi purtroppo, anche se messi sulla difensiva, un contributo a questo processo di smantellamento del welfare pubblico universalistico. Grazie. Allora, grazie al dottor Leonardi. L'ultima parte del mio compito è quella di concedervi una brevissima pausa per caffè, soprattutto fumo. Bravo Dario! Bravo, ma devi magari diminuire la velocità delle parole. No, lui è così. Ciao Mori. Ciao. Dopo il popolo, dopo lui. Thank you.
È di tuo interesse? Stanno lì, ok. Su cui ho avuto finanziamento con thank you.
almeno girati, no?